Convivo con l'idea di morte perché sono cresciuto in un territorio e ho conosciuto decine di persone che poi sono state fatte fuori. Il mio primo morto ammazzato, come scrivo nel libro, l'ho visto che ero dodicenne. Negli ultimi 30 anni ci sono state più morti al sud Italia, per esempio, che nella striscia di Gaza. Qui stiamo parlando di un'economia che fattura 150 miliardi di euro l'anno. Stiamo parlando di organizzazioni che hanno ammazzato in meno di 30 anni 10.000 persone. Confesso che tante mattine mi sveglio maledicendo quello che ho fatto, ma lo rifarei altre 100 volte, perché è stato necessario farlo. Sì, ma questi ragazzini guardando poi si ispirano. Ma che fesserie. Sono 20 anni che il problema esiste. La risposta è scuole. La risposta è coraggio. Ho la scorta da quando ho 26 anni. In questi anni sono stato sotto una pressione enorme. La pressione del clan dei Casalesi, la pressione dei narcos messicani. Non ho più paura a vivere così che a morire così. E quindi? Credi che possa avere paura di te? Buffone.